piacere della lettura oggi ci porta a compiere un viaggio tra Milano, Palermo e New York in una ricerca costante di una bivalente vendetta. Da un lato Cosa Nostra, dall'altro un uomo che scopre nel suo passato i propri legami con la mafia che aveva distrutto il proprio presente. Tutto questo è al centro di O tu o lui ed è l'ultima opera del giornalista e scrittore Giuseppe Di Piazza, che riprende tra l'altro le vicende di Sari, ovvero il protagonista dell'apprezzatissimo Un uomo molto cattivo, riprendendo proprio la storia lì dove l'aveva lasciata. Buongiorno Giuseppe, grazie di essere qui con noi oggi, un vero piacere. Buongiorno, grazie per l'invito. Dunque, raccontiamo proprio, insomma, O tu o lui, le storie di Sari De Luca, un manager editoriale che si trova ad affrontare il suo passato, ma soprattutto a sconfiggerlo. E insieme al boss che lo perseguitava, però muore anche Valeria, il suo grande amore, e si ritrova però lui a rivivere una vita dopo un tragico incidente, si ritrova insomma in ospedale e da lì riparte la storia. Sì, infatti non abbiamo raccontato, non ha raccontato la trama di questo nuovo romanzo, ma di quello che lo precede, che è uscito qualche anno fa. Noi abbiamo cercato in questo libro di affrontare un tema, che è quello della vendetta. Intanto lei ha subito un colpo, dica, ha subito un colpo nella sua vita, penso di sì. Uno di noi qualcosina l'ha subito. Allora il tema è, quando io intendo vendicare questo colpo subito, cosa metto a rischio? Otterrò quella soddisfazione che voglio? Riuscirò a fermare, nel caso in cui io fossi vittima di una vendetta, chi vuole vendicarsi? Questo è il tema delle donne. La vendetta in realtà è al centro no, del tuo romanzo e che porta il lettore ad una tensione emozionale in continua crescita. Intanto, grazie al nostro regista Salvatore Mondò, vediamo proprio la copertina O tu o lui con l'immagine appunto rappresentativa di un uomo che viaggia esasperato dalla voglia di vendetta in giro per il mondo, appunto tra Palermo e New York, e che in realtà da un lato c'è vendetta, ma lo fa ricercando quelle che sono le proprie radici. Sì, perché tutto comincia dal fatto che lui ha sangue siciliano, ma quasi non sa di averlo, perché questa è l'origine della sua scrittura, di un grande manager milanese, che nel giro di 7 giorni viene travolto da Cosa Nostra, perché vuole da lui qualcosa che lui a un certo punto è pronto a dare, che diventare il prestanome di Cosa Nostra in un'enorme operazione, ma questa cosa costerà la vita alla donna che ama. Lui vendica questa donna, uccidendo il boss, quasi casualmente uccidendo il boss, ma a quel punto Cosa Nostra vuole ancora ciò. Il mio romanzo si fonda su una sorta di idea folle, che è quella di un uomo che intende tornare alla vendetta. Esatto, un impegno molto importante. Al centro c'è questa vendetta, questo viaggio che si compie tra Milano, Palermo e New York, e una vendetta laddove comunque il protagonista cerca di convincere la mafia ad abbandonare la propria sede di vendetta, che però è la stessa che permette poi al protagonista di autoalimentarsi. Beh, così, ma è un progetto che lui coltiva perché pensa di essere in equilibrio, cioè ha perso la donna che ama e Cosa Nostra ha perso un boss. Quindi, diciamo, nel grande karma del pianeta dovrebbe essere tutto equilibrato, ma non è così, perché Cosa Nostra non si ferma. Quindi, anzi, cercare di fermare la vendetta mette in moto altri dolori, altri rischi. E poi lui deve capire perché tutto questo è cominciato e quindi va alle origini di se stesso, che sono origini lontane, in Sicilia, perché è l'ultimo discendente di un grande boss mafioso, ma lui è cresciuto a Milano, ha fatto una carriera bellissima a Milano, non sa quasi di avere legami con la Sicilia, li riscopre in maniera tragica e quindi comincia questa avventura. Li riscopre in maniera tragica questi legami con le proprie radici, però è proprio probabilmente la maniera tragica che gli permette poi di rinascere, perché nella sua tappa siciliana lui incontrerà Stella, una fotografa conosciuta appunto durante questo suo percorso in Sicilia. Che ruolo rivestirà a questo punto Stella per Sari quale nuova compagna di viaggio? Beh, io nei miei romanzi attribuisco sempre alla donna un grandissimo ruolo, perché in questo caso, è come in altri romanzi, ha il ruolo della salvezza, cioè è lo specchio in cui lui si guarda
e con cui riesce ad aggiustare alcune cose della vita. Quindi nasce una relazione che non è una relazione, diciamo, sentimentale nel senso più classico, ma diventa una compagna in questa avventura terribile che lo porterà a New York. Un ruolo salvifico in questo caso per Sari, sì. Assume Stella. Tra l'altro, ecco, il romanzo diventa anche specchio della società, un modo per raccontare anche la storia dell'Italia di oggi, quelli che sono i lati più oscuri che probabilmente molti di noi non conosciamo, sì. E che fa riferimento a quelle radici, quelle terribili, e che per l'appunto riguardano Cosa Nostra dal 1900 sino ad oggi. Eh sì, perché c'è un intreccio che tra gli Stati Uniti e la Sicilia, che è cominciato alla fine dell'Ottocento con la prima grande ondata di migratori, e lì c'è l'origine anche di questa tragedia che sta vivendo quest'uomo, perché lui deve capire perché si è messo in moto questo meccanismo che è costato la vita alla donna che ama. E quindi deve andare dove tutto è cominciato, che è una New York adesso contemporanea, dove i discendenti dei padrini della fine dell'Ottocento sono adesso operatori di borsa, sono avvocati d'affari, è Wall Street, è un potere nuovo che, come dire, non ha più l'aspetto del vecchio boss con la lupara, ma diventa la grande criminalità finanziaria e i grandi affari del pianeta. E lui si ritrova dentro questa tenaglia. Da un lato però c'è ancora quella vecchia mafia siciliana, spietata, feroce, che è pronta a metterlo sotto quella pressione terribile che è nel mio titolo, che è Otto Volpini. Volevo trarre con lei anche un'altra riflessione, prendendo a prestito naturalmente il protagonista del romanzo, perché ritornare al passato, ripercorrere le proprie radici, immergervisi all'interno, quindi mettersi in discussione, rischiando, ecco, con grande dolore tante sofferenze per cercare di capire perché poi ci si ritrova in quel momento storico, ecco, dopo poi la perdita di Valeria, vuol dire anche dare la possibilità al personaggio di evolversi, no? Nel senso che diventa Sari un angelo della vendetta, quindi c'è un nuovo modus operandi, c'è una nuova prospettiva. Io non voglio spoilerare, perché naturalmente dobbiamo invitare i nostri lettori a leggere tu o lui questo romanzo, però volevo chiederle che significato ha in questo contesto la vendetta, che valore assume, perché nell'uomo c'è proprio questa voglia esasperata di vendicarsi verso il prossimo? Diciamo che è molto naturale, però vi leggo veramente due righe di un autore veramente vi sorprenderà. Nel rendere spontaneamente le mie dichiarazioni sono stato ispirato solo dalla mia coscienza e non già dal desiderio di rivincita o di vendetta. Quest'ultima, infatti, non ha mai restituito quello che si è perduto per sempre. Questo è Tommaso Buscetta, è stato il primo grande pentito di mafia. Un uomo che ha detto: non mi pento per vendicarmi, ma mi pento perché bisogna riportare giustizia nel mondo. Lui, la sua famiglia era stata sterminata, la famiglia Buscetta. Io lo metto in apertura del libro, prima ancora del titolo, perché è un po' la guida. Cioè, cosa serve vendicarsi? Perché un uomo può improvvisamente prendere un'arma in mano e provare a farsi giustizia? Ma serve davvero? Quanti altri dolori si recano nel momento in cui si prova a fare vendetta o giustizia da sé? Questo è il messaggio che in realtà dobbiamo, che il romanzo lascia al pubblico, è un monito, ma se vogliamo è uno spunto di riflessione, perché effettivamente serve fare giustizia, e se sì, fino a che punto? Perché poi, appunto, come ricordava lei leggendo Buscetta, alla fine quando si regolano i conti non è che poi riusciamo ad appagare noi stessi, ci sentiamo poi veramente liberi. Non riportiamo in vita nessuno, creiamo altri dolori, altri lutti. Allora lì bisogna capire sempre l'equilibrio tra la soddisfazione personale e la giustizia che lo Stato ti riesce a dare. Nel caso del mio protagonista, che è il romanzo, quindi può anche liberarsi dalla serie di legami che noi abbiamo come cittadini, lui prova a fare un'operazione folle che non gli riesce in parte. Insomma, un romanzo da leggere tutto d'un fiato, con un carico tensionale ed emozionale molto alto, per coglierne un messaggio molto profondo, intimo, ma sicuramente molto personale. Chiedo al nostro regista Salvatore Mondo di rimandare appunto la copertina O tu o lui, ed è l'ultima opera del giornalista e scrittore Giuseppe Di Piazza, che riprende per l'appunto le vicende di Sari, protagonista anche dell'apprezzatissimo Un uomo molto cattivo, riprendendo per l'appunto la storia lì dove era terminata. Grazie davvero, complimentissimi.
Grazie, grazie a voi, davvero. E buona lettura a tutti, grazie.